Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo evento dei sub. Oggi non siamo con 100 sub, oggi non siamo con 200 sub, oggi siamo con tanterrimi sub. Eccoli qua, guardate quanti sono, mamma mia ragazzi. Tutti questi sub io li dovrò cercare perché questo è nascondino con 250 sub. Tanti auguri, durerà più di Sanremo, come detto, ma alla fine li troverò tutti tranne uno. E quell'uno che rimarrà sarà il campione e vincerà tante belle cose. E grazie DJ che regala 10 sub. Benvenuti a tutti. Allora, siete tutti pronti? Mi fate vedere se siete pronti? Sì. Nova, prego, può far partire la sfida, signor Nova. Si inizia questo mega iper nascondino. Yes, 249. Attenzione, crashato già uno. Grazie Alex Buga per i 2 mesi. Grazie Salvo per i 17. Si parte. Ora. Ma do il lag di 250 player tutti insieme, nascondetevi, andate a nascondervi. Dai che adesso pian piano che vi allontanate vedete si ripiglia, erano tutti insieme quando c'è troppa gente nel chunk, è un casino. Nascondetevi, ma che state qua, via via, nascondetevi ragazzi che poi vi acchiappo. Allora io mi nascondo fuori dalla barriera così non possono fare i trollini. Là dietro c'è la barriera, tra poco andiamo ad acchiapparli tutti, ma prima, ehi Siri, 5 minuti. E tra 5 minuti inizierà la ricerca. Ricordiamo a favor di video che per partecipare a questi eventi splendidi dovete essere abbonati al canale Twitch che trovate in descrizione. Siamo in live quasi ogni sera alle 20:30. Fate la sub gratis con Brain Gaming. Quando entrate nel canale Twitch potete partecipare anche a questi eventi dedicati ai sub. Infatti si chiamano eventi di sub per questo motivo. Per cercare e cacciare i vari cattivoni dobbiamo aprire l'Ender Chest e all'interno troviamo il caccia sub. Cacciali e collezionali tutti. Oggi dovremo cacciare ben 250 sub. Quando itteremo con questo uno dei player verrà insta kickato dalla sfida ed eliminato e quindi catturato da io che li sto braccando tutti. A few moments later. È finito il tempo delle mele, sentite? Il che vuol dire che adesso è arrivato il tempo in cui vi cerco. Oh, che bello. Ma come? Perché c'è gente che sta già annegando? Ragazzi, ma iniziamo a morire in modi stupidi. Guardate che se morite poi non si torna più indietro, eh? Siete eliminati. Signor Rikikal. Rip Rikikal. È rimasto così offline. Vabbè, tu sarai il primo e tu sarai il secondo. Vieni qua. Tech non for play. Tech 97. Senza play. Venga qui un attimo. Che già sto vedendo che c'è un botto di gente nella giungla, mannaggia. Capisco che lei è un orangotango, quello che è, però ecco, preso, perfetto. Ma quanti player ci sono qui dentro? Ma quanti siete? Ma ragazzi, è pieno. Ma vi prego, ma nascondetevi. Ma cos'è sta cosa? Va bene che non devo metterci 3 anni, ma così è anche un po' troppo semplice. Ma quanti sono? Ecco, avrete notato, una delle prime bellissime sorprese che ho fatto ai player, pensavano di farmi di nuovo lo scherzo di incastrarsi negli alberi della giungla. In realtà ho tolto tutte le liane, quindi non potrete farlo. Samuele, che nascondiglio è questo? Ma ti prego. E qua nella piramide? Oh, e guardali tutti nel buco, sono caduti. E che ci fate qui? 1, 2, 3, 4, 5. Basta fare un buchetto e tutti ci saltano dentro, easy. Là c'è qualcuno che sta scappando, c'è gente nelle casette. Ma io ti ho visto tantissimo però, Grab, ti ho visto tantissimo. Vabbè, lasciamoli un po' ci sono player ovunque, quindi in realtà non so neanche dove guardare. Ma cosa fai tu? Ma vuoi farti seguire? Ma che palle! Allora, signor Sasso, guarda che possiamo anche far così nel dubbio, guardi, eh? Guardi, signor Sasso, ecco, preso. No, nessuno ha visto niente. Non giochiamo da acchiapparella, ok? Non ci volete giocare da acchiapparella. Chi fa acchiapparella volontariamente, mi ci tippo, lo piglio. Tanto prima o poi ti prendo. Sono in creativa. Eccolo qua. Allora, questo volevo dimostrare un punto. Mi spiace che tocca a te, ma ho pensato che se io scavassi delle buche con delle ragnatele, acchiappo qualche sub? La risposta è sì. Grazie Gattors. Grazie Gattors. Meno male che qualcuno ci è caduto, sennò sarebbe stato triste. Raga, però qua siete troppi. Vi lascio anche scappare. Un po' vi lascio scappare. Siete troppi. Ehi. Salve Don. Stava cercando di entrare nel pozzo, credo. Guardiamo un po' nelle casette. Ehi, perché non dovrei prenderti? Perché no? Allora, tacco. Allora, ti lascio lì. Ecco. Io ti lascio qua, ma ti tappo dentro. Tanto tu stai qui, così dopo torno e ti prendo. A meno che facciamo un primo obiettivo sub goliardicissimo. Siamo a 45. Ragazzi, se arriviamo entro 2 minuti e 07 a 50 sub, io salvo Taco. Altrimenti Taco verrà eliminato. Prega che ci siano 4 resub in 2 minuti. Altrimenti tornerò a prendermi la tua anima di Snorlax.
Oh, che bello, le mie trappole stanno fruttando un po' di poveretti. Allora, qui abbiamo Gigio, abbiamo The Bane e Randagio, che sono cascati in un'altra trappola. Bene, devo dire che mettere le trappole ha portato molto bene. E vabbè, questa non è proprio una trappola, però poco ci manca, dai. Grazie, Branco, di essere entrato nella casetta. No! No, aspetta, Roma Infernape regalano 4 sub a testa? Mancavano 45 secondi, lo annullo. Taco, ti hanno salvato io il culo. Scappa, vai a rifarti una vita altrove, scappa, svelto. Intanto, mi sembra un bel nascondiglio il tuo, ma... Ah, non è un nascondiglio, è un buco. Siete cascati... Questa non l'ho neanche scavata io, sta trappola, questa è naturale. GG. A tutti e tre? Questa trappola qui potrebbe essere un po' più complicata. E invece no! Siamo riusciti a pescare anche qui! Attenzione! Salve ragazzi! King Potato e Federico. Grazie, è bellissima sta cosa. D'ora in poi vi metto trappole ovunque. Ci nascondiamo o no? Ci vogliamo nascondere? No? Va bene? Prossima volta però vi prendo tutti, eh! Che simpatici che siete a guardarmi dall'alberello. Devo trovare chi... Cioè, non devo trovarvi. Se vi trovo, vi prendo. Guarda quanti ce ne sono qui! Rimangono 181 sub e non sono ancora sazio. Perché so che da questa parte ne troveremo molti. Perché qui abbiamo Logic e Mattia. Va bene, ci sta. Ah, Blue Eyes ti sei intrappolato però. Vabbè, Blue Eyes, mi spiace. Allora ti prendo lo stesso. E invece no, guarda che è scappato. Vai, sei stato bravo. Blue Eyes è stato in gamba. Io lo lascio andare questa volta. Avete visto come mi ha evitato agilmente? Si merita una seconda chance. Raga, ma oggi vi nascondete, vi muovete tanto, scappate, non si capisce nulla. Buon Natale, comunque. Ludov, Ricky e Croce. Ma buongiorno, qua abbiamo già e qui abbiamo MC. Buongiorno anche a voi ragazzi. E qui sotto, come vedete, non c'è la classica trappola ma c'è un buco. Secondo voi, chi l'ha messo questo buco? Buco che però si connette a un sistema di miniere. Quindi forse qualche nascondiglio interessante potrebbe anche esserci. Buongiorno, non vedo nulla. Ah, qua c'è un po' di gente, Pietro e Gala. Qua c'era Capitagno. E troviamo due personcine, Lorex e Raisin. Se c'è qualcun altro potrebbe essermi... C'era qualcuno qui? L'ho schiacciato a caso? Tipo non l'ho visto? Siamo arrivati a quanto? 100 sub precisi! La piramide è stato il crocevia di questa live. Ne mancano solo 100. Primo power up per la torcia. Torciamoci e siamo pronti per illuminare le profondità delle grotte. La madonna, quanti siete? Allora, fermi. Allora, no, un po' di fiducia reciproca qua. Guarda, facciamo così. Io vi ho beccati, adesso siete prede del mio gioco, quindi state un attimo fermi. Finisce il sondaggio e mi spiace Tax, ma non hai convinto, temo. Raguz, mi spiace ma la chat ha preferito Dottoren. GG, Dottoren, lei è salvo. Prego, può scappare, signor Dottoren, può scappare, vada pure. E anche qui... Purtroppo sento gente che va, salta, fa, disfa in continuazione. Meno male che posso... Bravo! Ma vedi? Ma perché non state fermi? Ma guarda, ma sono tutti in giro che corrono. Ma cos'è questa cacciara? Vedi, vedi, adesso vengo su a prendere te perché stai correndo a caso. Non c'era motivo. Mi ero dimenticato di quest'altra trappola! Mi ero dimenticato! C'è un'altra trappola qui! Ah, ma vediamo cosa abbiamo pescato oggi. Mi sento un pescatore che esce con la pesca a strascico. Ho gettato la mia retina. Vediamo un po'. Allora, abbiamo acchiappato Uesugi, Ergingo. Allora, Saretta, dici, perché io dovrei risparmiarti dalla mia trappola? La uccidiamo? Vabbè, ragazzi, allora, Saretta, dai, uccidiamo un parolone. Tanto, mi dissocio. Vogliono che tu sia eliminata. Mi spiace. Allora, power appeno. Che power up facciamo? Avanzano 54 sub. È il momento, però, di attivare la fly. Ciao, Smerald. Larry, tu sarai risparmiato. Bene. E adesso che si vola, non c'è più niente da fare per chi vuole fuggire. Vedi, tipo GB ha quittato direttamente. Signor Togo, buongiorno, buonasera. Qui dietro chi c'è? Lexi, che era scappata prima, l'abbiamo ritrovata. Vedi che tutto torna piano piano? E guarda qui...
Aimandre preso e Genk, che prima c'era fuggito, è stato ritrovato. E attenzione, perché un campione oggi cadrà. Campione in carica Rest 04, si qualifica 19esimo. Simo, guarda i meloni a nord-ovest del villaggio. Proprio lui che stava snicciando. Dami, hai perso di nuovo la possibilità di ricevere una sub di livello 3 da Roma, perché sei stato trovato. Ah, oddio! Mi ero scordato di questo! Pesa Dottoren, Colombo e Alexander. E non solo. Ecco dov'era la caverna che mi ero scordato. Cane. Oh mio Dio, ma siete tutti qui! Debbie, Matthew, Giro. Rimangono in quattro. Attenzione! Andy Maffo, Cyber, Taco e Zunz. Zunz, sì, trovato, Zunz, trovato. E per un attimo mi è sembrato di vedere un nome. Allora, adesso è chiara una cosa comunque. Ne avanzano tre. Il power up, se dovesse mai arrivare, non lo uso assolutamente per la glowing. Mal che vada, devastiamo un po' l'arena. Andiamo a distruggere un po' di coperture. E qua non c'è nessuno. Il pozzo l'ho già riguardato. No, Cyber Graphics! Ha quittato, è crashato, attenzione, pesante questa cosa. Quindi finisce al terzo posto purtroppo. Andy Maffo e Taco rimangono in vita. Se arriviamo all'ultimo obiettivo sub, qua mi sa tanto che dovremmo togliere qualcosa. Un po' di foglie in meno non farebbero male in questa mappa. Attenzione, perché Iaco regala una sub. Grazie Iaco. Orso curioso, grazie dei 5 mesi, bentornato. 3, 2, 1. Boom! Abbiamo un po' deforestato la giungla, ma non è finita. Adesso andiamo a fare anche le hook. E poi facciamo anche le acacia. E poi facciamo anche le spruce. Bene, abbiamo tolto un bel po' di fogliame, devo dire. One eternity later. Cioè, non so neanche che altro power up mettere. Cioè, che cosa metto? No, glowing pesa. Io vi direi che toglierei la piramide. Toglierei la piramide, sì. Allora, io credo di aver rivisto tutte le caverne. Sott'acqua avevamo già visto tutto. È incredibile sta cosa. C'è qualcosa che ci sfugge, dai, perché non è possibile. Abbiamo guardato tutto. Che poi hanno due nascondigli diversi o saranno nello stesso? Che se sono due nascondigli diversi che ci sfuggono, pesa tanto. No, raga, ho già controllato le trappole, ho controllato l'acqua, ho controllato le grotte, mi stanno facendo impazzire. Va bene, è arrivato il momento di causare una bella esplosione. Siamo arrivati all'obiettivo dei 100 sub. Oh yes, il momento preferito da tutti. Va bene, ok, adesso l'arena è ancora più difficile di prima, ma l'importante è che loro non stavano qui. Ma cosa? Ma cosa? Ma ci sono già passato 30 volte, Andy Maffo! Non ci credo! Ma com'è possibile? E ragazzi, incredibile ma è vero, con un colpo di scena inaspettatissimo, perché c'ero già passato, quindi si era spostato lì. Incredibile ma è vero, vince Taco... No, no, Taco stava nuotando nella pozzetta, nascosto dal grano nell'angolino. Ha fatto la genialata, che gli vuoi dire? GG Taco, bravo Taco, complimenti, hai vinto la sfida. Adesso ti aspetto nel server Vanilla, dove ti darò i tuoi premi. Bravo Taco.